Arrivati, dai, MXE45 per la comparativa 2,5 cross. Grande Marco, dai, dimmi chi c'è oggi. I soliti, pota, te, Jordi, Angelo. Sarebbe bello però avere un ospite speciale, che ne so, il Dovi. Sai che ora fa motocross. Eh sì, sarebbe una figata, però sai, figurati se viene a fare una comparativa insieme a noi. Vai a vedere la pista? Sì, te dormi un po', dai. Dovi, comparativa. Dovi. Copertina. Comparativa, Dovi, copertina. Tester, prova, girare. Benzina. Gazebo, furgone, meccanici. Oh, ma la facciamo sta comparativa o no? Coinvolgere Andrea Dovizioso nella comparativa non è stato affatto difficile. La sua passione per il motocross è nota a tutti e lo ha portato a mettersi alla prova al pari delle 6 Mace 2 2021. Del resto Dovi è uno di noi, si è amalgamato bene da subito con il nostro test team ed è sceso in pista con la stessa curiosità e metodologia di chi va a caccia di caratteristiche distintive, piuttosto che del tempo sul giro, senza tirarsi mai indietro nonostante il freddo, le difficoltà della pista e le fasi non sempre divertenti che ci sono dietro la realizzazione di questi lavori. Grazie Dovi per aver reso una comparativa di motocross una giornata davvero speciale! 2,50, 4 tempi cross, le moto per tutti, facili, maneggevoli, leggere. Abbiamo 6 esemplari. Cominciamo dalla novità del 2021, la Gas Gas, l'ultima arrivata sul mercato. Sfrutta tecnologia per telaio e motore delle KTM con distribuzione bialbero e telaio monotrave in acciaio. Si differenzia per alcuni dettagli come il design delle plastiche che definiscono un'ergonomia propria, collettore di scarico sprovvisto di risuonatore, cerchi color argento, il manubrio e le piastre di sterzo. Passiamo ad un'altra grande protagonista, la Honda CRF 250R, una moto che conosciamo bene, che 3 anni fa ha scelto di montare la distribuzione bialbero ed è forte, di un telaio perimetrale in alluminio, sospensioni Showa con forcella a molla da 49 mm, doppio collettore, doppio terminale di scarico. E ora la volta della Husqvarna FC 250, anche lei sfrutta motore telaio che abbiamo conosciuto sulla Gas Gas, si differenzia per una dotazione di serie più ricca con manubrio Pro Taper con piastre lavorate al CNC, cerchi neri marchiati DID e soprattutto telaietto posteriore in materiale composito. Una grande novità del 2021 è la Kawasaki KX 250 che sfrutta la tecnologia presentata sulla 4,5 due anni fa e vanta il nuovo telaio perimetrale in alluminio, un profondo aggiornamento al motore, radiatori maggiorati, il nuovo telaietto posteriore che permette anche l'accesso al filtro dallo sportellino laterale sinistro. Sospensioni Kayaba e finalmente la frizione idraulica e l'avviamento elettrico. La regina della categoria, la vincitrice delle ultime comparative è la KTM 250 SXF, anche lei motore bialbero, telaio monotrave in acciaio, sospensioni VP con forcella X-Act e telaietto posteriore in alluminio. Chiude il gruppo delle 6 moto la Yamaha YZ 250F, la moto più originale che c'è, forte del suo telaio perimetrale in alluminio ma soprattutto del motore con la testa ruotata di 180 gradi con aspirazione anteriore, scarico posteriore, collettore a sciarpa come ben conosciamo. Attenzione però che se dall'esterno non sembra tanto rinnovata, presenta moltissime novità che riguardano più o meno tutti i settori, soprattutto sfrutta anche lei il telaio che montava la 450. Si presenta come una delle outsider importanti al mondo delle austriache. Ce la faranno Honda, Yamaha e Kawasaki a spodestarle dal trono? Andiamo a scoprirlo ora! Per mettere alla prova le 6 moto abbiamo scelto 4 tester, come sempre di diversa estrazione, come sempre tutti molto esperti e sensibili nel percepire le differenze tecniche. A farla parte del pro troviamo ancora Davide Guarneri.
supportato dall'immancabile Angelo Barbiero e da Jordi Manzoni. Lo special guest di questa edizione, l'avete visto, è Andrea Dovizioso, rubato al mondo della MotoGP per mettere alla prova le MX2 2021. Per realizzare la prova siamo stati ospiti del neonato MXE 45 di Covo, a sud di Bergamo. Tracciato pianeggiante con fondo duro intervallato da parti di sabbia, tanti salti di varia misura, tratti molto veloci in cui sentire lo sfarfallio dei limitatori e parti lente dove mettere alla prova la schiena dei motori. Come da nostra richiesta non mancavano buche e canali profondi in modo da far emergere le differenze ciclistiche. A corredo del tracciato abbiamo trovato un accogliente punto di ristoro, bagni eccellenti, paddock su sassi, realizzato e gestito da Matteo Pesenti e aperto tutti i giorni e permette di girare con qualsiasi licenza. Gas è la novità, non ci siamo mai saliti nella versione cross, cioè la 250, quella che abbiamo usato oggi. Mi piace molto il look rosso, con la scritta un po' retro ma portata diciamo a nuova luce. L'ergonomia però è particolare, perché nonostante avesse lo stesso sag e la stessa pressione forca delle altre due, risultava più alta dietro, come se avesse meno negativo. Il funzionamento delle sospensioni era stato abbastanza buono, scalciava un po' il dietro perché comunque la sensazione che il mono era alto, unita a un ritorno che tendeva a essere veloce e lo rendeva un po' ballerino dietro. Io poi nel fare le prove ho chiuso la compressione in generale e anche il ritorno ed era migliorata abbastanza, anche se sotto il livello sospensionistico non è quella che mi è piaciuta di più. Mi è piaciuta il primo tocco. Sembra una moto molto elettrica la prima parte di apertura. Da metà in alto forse sembra pagare qualcosina rispetto a K, che è quella che forse a livello di potenza, di sensazione di potenza è superiore. Cresce bene, anche se rispetto alle sorelle cresce in maniera un po' più lenta, spinge un po' di meno e allunga anche un po' di meno. Ottimo l'impianto frenante, anche se onestamente mi è piaciuto poco l'anteriore, nel senso che richiede per forza un'ottima gomma. Ho imputato parte delle sensazioni di leggere sensazioni di sottosterzo alla gomma davanti soprattutto. Secondo me era quella che frenava un po' peggio oggi sull'avantreno. Motore ottimo, quindi ai bassi regimi molto buono, corposo, prende bene la marcia. A livello di guida la moto ha sensazione comunque una moto abbastanza stabile. Non mi è piaciuto troppo il manubrio, ha una piega che non amo. Quindi il bilanciamento della moto è abbastanza stabile. Nell'inserimento delle curve lunghe molto buono, tiene anche la piega. La pecca è un po' nello stretto. Essendo più alta dietro, quando tu rallenti la velocità e vuoi curvare, curva sullo stretto un po' meglio rispetto alle due sorelle. Honda. Diciamo niente di nuovo sotto il sole, si conferma una moto dall'ergonomia riuscita. E l'ergonomia della moto in generale mi piace, è sempre stata ottima la Honda. Una moto intuitiva. La parola chiave in questo caso direi guidabilità, a livello telaistico molto molto facile da guidare. Sicuramente ultra dinamico, ultra reattivo, ultra maneggevole. Se nello stretto ti dà un vantaggio, dà numerosi problemi. Ha un grosso trasferimento di carico, quindi va un po' in sottosterzo nel frenare e tende a alleggerirsi nel prendere in mano il gas. Sicuramente anche nel veloce non è la moto più stabile. Tallone d'Achille che conferma è quello di avere un motore che sotto è un po' lento rispetto a quello che vorresti. Dal meglio di sé, da tre quarti in alto fino al fuori giri, che lo tiene bene, è vero, però nella pista con lunghe canali, con buche, il terreno che lagava un po' oggi, la differenza, la mancanza di sotto e di corposità, di forza a metà, si facevano sentire. Diciamo che non è una moto con la quale di serie si può andare a correre delle gare di alto livello. Ha davvero poco freno motore ed è una caratteristica che mi piace tanto. Ottimo anche il comparto sospensioni, benissimo. Mi piace tantissimo la forcella, la classica forcella a molla, dà quella sensibilità soprattutto sui
terreni duri, quella progressività che a me piace tantissimo. Comparto sospensioni, scorrono abbastanza bene, il funzionamento è buono, anche se sia davanti che dietro, con le buche di oggi erano troppo morbide per me. Impianto freni molto buono da Honda, frizione a filo che comunque è abbastanza morbida ma tende un po' a gonfiare, ho fatto una mancia anche un pelo lunga, quindi ho dovuto regolarla un paio di volte. La Honda potrebbe migliorare sulla potenza, fa un po' più fatica a confronto agli avversari, ma anche la frizione è un po' dura, pensando alla gara fa un po' la differenza. Husqvarna, delle tre austriache è quella che ho trovato più amichevole, quella che mi ha permesso di guidare in maniera più fluida oggi, tra canali, buche, tratti con un'aderenza non ottimale. La parola per definire questa moto è sicurezza, nel senso che me la sono proprio sentita sicura. Mi piace la leggerezza, soprattutto dalla parte davanti della moto, perché hai la possibilità di cambiare traiettoria e di giocare con la moto sotto un salto, perché è molto leggera davanti e anche in volo non sei condizionato dal troppo peso in avanti, quindi è una moto molto leggera. L'ergonomia è un po' simile alle tre sorelle, comunque abbastanza buona perché ha questa sensazione di essere un pelo più larga subito che di GasGas e di KTM, ma rimanere stabile. Il bilanciamento è particolare, come da un po' di tempo, e anche in questo caso Husqvarna aveva il retroteno un po' più basso delle altre, però un vantaggio è che rimaneva più stabile nelle parti di pista medio veloci, ma soprattutto più che bilanciata più sul dietro, molto leggera sul davanti. Comparto sospensioni ottimo, mi è piaciuto tantissimo il mono dietro, lavorando tanto di gambe nelle buche, soprattutto in staccata, sempre la situazione sotto controllo e non mi ha mai scalciato, non ho mai avuto delle sensazioni improvvise, magari un po' brutte. Mi è piaciuto la morbidezza del motore, perché la risposta al gas riesce a tenere sulla moto, ma cresce molto morbida nonostante la spinta rimane. Quando però vai a fare il giro tirato, a chiedere di più, pecca un po', diciamo, di aggressività rispetto a KTM, rimane la spinta per più giri fino alla fine. Però nel complesso offre una sensazione di guida, un feeling veramente veramente pazzesco. L'ho trovate soprattutto sul freno anteriore molto più modulabile rispetto alle sorelle KTM e GasGas. La frizione è la migliore di tutte, perché è lineare, riesci a usarla bene esattamente come vuoi, quando vuoi, ed è la più morbida, quindi facile da usare, ma soprattutto per gli avambracci è una bella cosa. Kawasaki, la parola chiave è reattività. Questa è una moto estremamente reattiva, è una moto per chi piace l'esplosività, è una moto molto immediata, molto impulsiva. Una sorpresa positiva, perché secondo me ha fatto un bello step in avanti. Ha un'ottima ergonomia, molto molto bella, lineare, stretta, si allarga il giusto in corrispondenza delle ginocchia, dove offre un incavo che ti dà molta sicurezza, ed è bella starci su. Usa la posizione a distanza, sella manubrio, che non è come il trend di oggi che va molto sull'anteriore, quindi che va molto basso, è un po' vecchio stile, diciamo, ma secondo me è studiato bene per questo telaio. Componente telaistica molto reattiva, che si abbina a una componente motoristica altrettanto reattiva. A livello di telaio ti senti subito bene, stabile, l'inserimento in curva molto molto buono. Da anni che comunque non sentivo a primo impatto un feedback delle sensazioni così positive. Molto maneggevole, ma nell'essere maneggevole non ha dei problemi classici della maneggevolezza, quindi non tende ad andare in sottosterzo, non tende a far uscire il posteriore dalla canale, ed è una moto che non cade all'interno troppo velocemente. Curva quando vuoi curvare, si rialza quando vuoi rialzarla, non eccelle sul veloce, è vero, ma non ha dato grossi problemi. Il telaio migliore di oggi, nettamente. Il motore non è particolarmente rapido, anche se comunque consistente, o comunque quello che serve a noi da metà in alto, non mura. Insisti fino al limitatore, non cresce come l'austriache, ma comunque è una moto che di motore, andando un po' forte, pelando la frizione, va bene. Non tanto freno motore, un aspetto che a me piace molto. Per quanto riguarda il comparto sospensioni, per il mio personale modo di guidare e ahimè per anche il mio grado allenamento, l'ho ritenuta un pelettino troppo dura di forcella. Il mono mi sembrava già un po' basso di suo, che comunque non andava a influire sul telaio, però risultava un po' basso a volte, quindi poi risultava ballerino lavorando un po' basso. L'ho chiuso,
ho chiuso la bassa, l'alta e anche un po' il ritorno e la moto era migliorata. Frizione morbida ma non perfetta, diciamo che on off, un po' on off. Freni, buoni i freni, nonostante Kawasaki negli anni ha avuto degli anni che frenava così così, invece è buoni, non è la migliore, ma comunque non ci si è lamentati per oggi, mi sono trovato abbastanza bene. Motorino di avviamento buono, in marcia tribula un po' di più ma parte, un po' più rumoroso le altre, però alla fine non ha dato problemi. Bellissima da guidare nei tratti, appunto, per esempio le classiche chicane o le situazioni in cui devo fare dei cambi di direzione molto marcati. È una moto da strapazzare, è una moto che quando entri e fai i primi giri o quando entri con un passo così da pascolo non ti fa sentire a tuo agio, ma forzando il ritmo in realtà dà delle grandi soddisfazioni. KTM, per questa moto la parola che ho scelto è forza. Un motore incredibile, nel senso che ha un allungo veramente forte, soprattutto la terza, che è la marcia che più si usa, si può veramente insistere tanto sul gas, molto simile a un 2.5-2 tempi come appunto allungo. È un vantaggio perché c'hai un buon sotto, tanta potenza a metà, gira tanto in alto, è una bella sensazione quando ci puoi mettere intensità. Negli anni è diventato anche molto omogeneo e molto, molto utilizzabile, e poi da metà in poi riesce a esprimere veramente comunque cavalli, velocità e spinta. Il motorino d'avviamento parte sempre anche in marcia, anche quando ti fermi a motore caldo, a motore freddo. Per quanto riguarda le sospensioni, ho avuto feeling molto simili a quello che ho avuto con Husqvarna, quindi situazione molto prevedibile, molto sicura, anche di comfort. Questo mi permette di stare, tra virgolette, più tranquillo, soprattutto nelle situazioni in cui voglio provare a spingere un po' di più e avvicinarmi un pochettino più al, diciamo, al mio limite. Il mono non mi ha fatto impazzire, soprattutto con la taratura che usciva standard senza toccarla, risultava un po' ballerino sul dietro. Sono andato a chiudere molto la compressione e anche il ritorno, aumentando poi la pressione della forcella, che quella invece mi è piaciuta abbastanza, la forcella l'aria, soprattutto quando ho aumentato di un bar, la moto è diventata più bilanciata e mi piaceva di più. Comparto freni benissimo, anche se il freno anteriore è un freno, come la parola chiave di questa moto, è un freno appunto molto molto forte. È una moto che anche di telaio negli anni è migliorata, soprattutto nel medio veloce, prende bene i canali, nel medio lungo non tenta essere ballerina all'interno di essi, anche se tocchiamo sotto le pedane come oggi, nelle buche tende ad andare abbastanza dritta, quindi sono tutti i pregi che ha. Un lato negativo di KTM, per come guido io, quindi la mia percezione, è molto reattiva, molto leggera ma molto reattiva, quindi se sei posizionato bene in moto è una moto che ti dà la possibilità di andare molto veloce, ma se non sei posizionato bene è molto reattiva, di conseguenza puoi perdere feeling. Un difetto di KTM è che nello stretto, ancora nel cambio di direzione rapido, è un po' più macchinosa, devi avere un po' di forza per buttarla giù e questa comunque è una pecca. KTM in assoluto è la più consistente e la più racing, fa paura anche la sensazione che più, se andando tranquilli non è delle più agili, ma più si forza al ritmo e più lei dà sicurezza, cioè è pazzesco la sensazione di non riuscire a conoscerne proprio il limite vero, poi in realtà. Moto che nella 2.5 resta sempre una ottima moto. Per Yamaha la parola che ho scelto è prevedibilità, perché quando si guida questa moto sembra sempre di poter prevedere quello che succederà in positivo, nel senso che un po' come anche per Husqvarna, il feeling che ho avuto è un feeling di sicurezza, quindi in tante situazioni era come se potessi leggere in anticipo quello che sarebbe successo e come la moto avrebbe reagito. Di Yamaha mi piace tantissimo il motore, mi ricorda la Yamaha 125 fin dalle prime edizioni del modello in alluminio. Una bella sorpresa. A livello di potenza secondo me si è avvicinata molto a KTM, forse ha qualcosina di più a bassi regimi, quindi positivo soprattutto per un amatore, tanta potenza a metà, in alto però manca un po' confronto KTM.
ha una schiena dei bassi pazzeschi, da sotto cresce con un energeti, porta via anche in terza ovunque, da metà in alto poi rallenta molto a livello di spinta e di progressione, però sotto fa veramente godere, e quindi è quella che per un passo medio allegro forse aiuta di più. Un altro difetto che posso dire è il motorino d'avviamento, che è sempre andato bene in folle, ma in marcia tribula un po' a partire. Benissimo le sospensioni, onestamente la forcella un po' come Honda mi è piaciuto tantissimo, questa appunto forcella a molla che è un po' più progressiva, mi dà un po' più di feeling nel momento di trasferimento di carico quando mi porto a sedere in curva. Sospensioni Kayaba davanti e dietro, ho dovuto indurirle sia davanti che dietro, ma dopo aver fatto il setting un po' il neutro come piaceva a me, che l'ho scaricata un pelo, la moto mi piaceva, reagiva bene anche a sospensioni standard con le buche di oggi. È una moto che, avendo questa stabilità di parametri generale, rende molto bene. A livello ciclistico è quella che trovo più particolare, in effetti è abbastanza particolare come è costruita, però mi piace molto, mi dà molta sicurezza. A livello di bilanciamento pesi si sente tanta differenza confronto a tutte le altre moto, si sente tanto più peso davanti, che in certi momenti è un vantaggio secondo me, perché l'inserimento in curva è speciale, è molto buono se sei bilanciato bene, perché se non sei bilanciato bene questa pesantezza la percepisci e quindi fai fatica a modificare diciamo la tua manovra. Questo peso in più che si sente davanti si sente molto anche in volo, nel salto, quindi ti devi bilanciare come approcciare il salto, perché c'è più peso davanti e quindi tende di più ad andare in avanti, ma è solo una questione di regolarsi. Il telaio è un telaio che è una via di mezzo, la metto come pregio, perché il pregio del telaio deve essere una via di mezzo, un telaio che curva abbastanza bene sullo stretto, anche se non eccelle, tiene bene la velocità nelle canali lunghe, nelle buche, anche se non eccelle. Quindi è una moto che, avendo una stabilità generale, una completezza generale, riesce a difendersi su vari aspetti. Come sempre poi l'impianto frenante, il freno anteriore, è un po' la caratteristica da anni di questa moto, è un freno spugnoso, ma che onestamente apprezzo, soprattutto nelle situazioni un pochettino più viscide, quei tratti di inserimento, nelle situazioni in cui ho la necessità di dover agire un po' sul freno anteriore, con Yamaha mi sento più sicuro nel volerlo fare. Frizione a filo, pro della frizione a filo è che è morbida, il contro che è rimasta comunque un passo indietro, che possono essere anche Kawasaki e le austriache. Abbiamo provato, oltre a regolare il mono, anche a spostare il manubrio sui fori della piastra superiore, più arretrati, più vicini al pilota, e questo a me ha dato una sensazione migliore di bilanciamento, anche perché non sono molto alto, me la sentivo più intuitiva nell'inserimento in curva. Ci sono poi situazioni dove invece la posizione più avanzata dà una sensazione di sicurezza maggiore, però nel complesso sceglierei quella più arretrata. È una moto abbastanza carica sull'avantreno, ma non va veramente in sottosterzo, trovi sempre un ottimo grip sull'avantreno, che a volte, come è il caso di oggi con le buche, dovresti avere una taratura un po' più sostenuta della standard per la mia velocità, perché va in frenata, è già molto carica sull'avantreno. Abbiamo visto che spostando i blocchetti all'indietro, questo difetto, come ho detto, del troppo carico a volte si compensa. A me è piaciuta di più con questa modifica. Sinceramente oggi credevo di andare a casa con un'idea più chiara, ma dire una moto meglio di un'altra faccio fatica, perché hanno caratteristiche diverse e hanno tutte pro e contro, e sinceramente credo KTM, Yamaha e Kawasaki se la giocano. Dopo una giornata da regassi in pista, i tester si sono espressi. Sono tutti d'accordo sul fatto che il livello medio delle moto è altissimo, ma anche che in MX2 a far la differenza sono sempre le prestazioni del motore. Per conoscere tutti i dati, i rilevamenti, gli approfondimenti tecnici e dinamici, non perdete il numero di gennaio-febbraio di Motociclismo Fuoristrada, mentre la classifica finale della comparativa è questa qua.
Al sesto posto chiude la Honda, bellissima da guidare ma con un propulsore più lento degli altri a salire di giri. È preceduta dalla Gas Gas che si piazza a quinta. Nonostante il pacchetto di base sia ottimo è apparsa ancora un po' acerba rispetto alle sorelle austriache. Quarta la Kawasaki, ma ho niente dal podio. Emerge per un telaio ottimo e per un motore che accontenta tutti pur senza eccellere agli alti regimi. Il podio è serratissimo e vede la nuova Yamaha occupare il terzo gradino. Equilibrata, efficace, brillantissima ai bassi, è stata la preferita per uno dei quattro tester. È complessivamente la giapponese più competitiva. Al secondo posto chiude Husqvarna, che oggi ha sorpreso per comfort e prestazioni, dimostrando una dolcezza generale che ti mette totalmente a tuo agio. Anche lei ha avuto la preferenza di uno dei tester. E così vince ancora la KTM, grazie alle prestazioni del suo motore, grintoso e presente in tutti i reparti che contano, abbinato a una ciclistica pensata per andare forte. Due tester su quattro l'hanno ritenuta ancora una volta la moto da battere.